Bene, signori, si avvicina il Natale. Quando si avvicina il Natale, si avvicina il tempo dei regali. Però per fare regali bisogna sempre concentrarsi, pensare tanto alla soluzione più giusta tra il regalo che può piacere e soprattutto un budget basso. Perché se dobbiamo fare regali a tanti amici, non è che possiamo spendere per tanti amici tanti soldi. Lo vorremmo, ma non possiamo. Quindi ho dei consigli molto utili per questi regali di Natale, ma anche per i regali che possono venire a futuro. Ascoltate fino alla fine, sarà molto interessante. Per ora, sigla! Questa settimana ho dovuto pensare a tutti i regali da fare ai miei amici. Poi successivamente ho pensato, ma perché non dare quest'idea a chi deve fare anche i regali? Anche perché io ogni anno mi fisso, mi concentro a cercare di trovare un regalo utile, pratico, poco costoso, ma soprattutto che sia diverso. Perché per me il regalo deve essere quel qualcosa di più che probabilmente una persona non si comprerebbe, perché può optare di non comprarlo, perché si può vivere anche senza, ma averlo è sempre un piacere. Ecco perché anche con budget ridotti si possono fare bei regali. Voglio promettervi una cosa: tutti i prodotti che vi sto andando ad elencare sono prodotti che ho comprato in prima persona, che sto utilizzando in prima persona e che sono sicuro che regalerò ad altre persone in prima persona, anzi alcuni li ho già comprati. Iniziamo dal primo, un semplice Reggi cuffie. È molto semplice, il costo è di 10,99 euro se non dico male. È pratico, è semplice in questo momento in cui si vanno a utilizzare tanto le postazioni da casa per lavorare, e per 10,99 euro sarà un regalo bellissimo. Vi potrei consigliare anche un altro, vi lascio qui sotto il link sia di questo che di un altro modello. Il modello che state vedendo ha una piccola pinza che serve per essere bloccata su una mensola come su un tavolo della scrivania, e grazie alla testa rotante vi permette di posizionare le cuffie in qualsiasi posizione, quasi a 360 gradi. Veramente comodissimo, nella semplicità, nel prezzo basso si trovano le cose migliori. Link in descrizione di tutti i prodotti. Rimanendo su un discorso di didattica a distanza e comunque tutto quello che sta girando ora, per esempio TikTok o fare video su YouTube o comunque per un semplice utilizzo di casa, consiglio un bel tripode o treppiedi che dir si voglia, piccolino, da regalare a chi può essere interessato. Eccoli qua, qui ne ho due belli, sono quelli più utilizzati, più venduti genericamente. Parliamo del Pixie Manfrotto e della Jobby, quello più leggero, diciamo, sarebbe quasi quello più leggero. Questi logicamente nascono per poterci appoggiare sopra una videocamera, un cellulare, andare a riprendere, ma non è obbligatorio che vengano sfruttati solo per quello. Qui sopra si può utilizzare per esempio per appoggiare un microfono mentre si sta facendo una lezione, come una videoconferenza, o una webcam mentre si sta facendo per esempio una conferenza o quel che possa essere più utile. Logicamente la praticità di questo è la stabilità che ha, il tastino che gli permette di cambiare posizione velocemente, e diciamo il cambiare velocemente da posizione ergonomica in mano a appoggiarsi su un tavolino. Mentre invece questo può essere più comodo e più particolare per chi per esempio dentro casa, non sapendo dove andare a mettere la propria webcam o il proprio microfono, attaccarlo dove si vuole, grazie ai suoi piedini snodabili vi permetterà di attaccarlo dove volete, e la testina, che anch'essa è snodabile, vi permetterà di fare qualsiasi gioco voi vogliate. Io vi consiglierei questi due prodotti, prezzi relativamente altini, 38 euro e 20 euro, in questo momento tutte e due scontati. Però dal link in descrizione che trovate sempre qui sotto potreste trovare sotto dei correlati forse che vi potrebbero essere per la mano. È logico che se volete fare un regalo d'impatto e carino, qui con 20 euro potreste fare veramente un bel colpaccio. Vi assicuro che un prodotto del genere resta per sempre nella vita, e si nota che non è, diciamo, una cinesata, quindi si capisce che il prodotto è stato comprato apposta per essere utilizzato nel tempo. È un prodotto serio, duraturo. Del terzo prodotto vi faccio vedere solamente le immagini adesso. È così, come vedete è un Alexa. Voi dite, ma un Alexa come regalo di Natale? Sì, io quest'anno ne ho regalate bensì 5, perché grazie al Black Friday che erano in sconto, ma comunque sta mantenendo questo sconto, il primo modello da Alexa è un regalo graditissimo. Come ho detto prima, ha un certo valore, vi assicuro che Alexa ha un suono bellissimo. In più potreste dare la possibilità a qualcuno di iniziare verso il mondo della domotica, o perché no, gli potreste fare un pacchetto regalando l'Alexa con una lampadina, che insieme vi potrebbero costare 30 euro. Può essere un inizio per chi come noi ne sa che Alexa nella vita non è fondamentale, ma di sicuro è bello e simpatico, è comodo averla. Quindi perché no? Proviamo a regalarne qualcuno a chi pensate possa essere interessato. Di sicuro vi ringrazierà. E andiamo avanti con i regali con un caricatore wireless. Ma perché regalarne uno solo quando se ne possono regalare due in una stessa confezione a un prezzo veramente basso? Due di questi costano 25 euro, uno 16 euro. Può essere un pensiero regalarne sia uno che due, link qui sotto in descrizione. Però io credo che il vero utilizzo delle ricariche wireless si potrà sfruttare solamente se darete la possibilità di metterne più in casa alla persona a cui lo regalerete per poterlo sfruttare. In questa maniera
realmente io da quant'è che ne uso, e ne ho svariati, fra cui un altro qua dietro che avevo creato io in passato, vi assicuro che in questa maniera i vostri cellulari saranno sempre al 100%, quindi il problema di uscire di casa col telefono al 70%, 60% scomparirà. Io lo consiglio anche questo, e vi assicuro che questo regalo, anche questo, resterà impresso, perché poi sarà un regalo che verrà utilizzato ogni giorno e sarà bello che la persona a cui l'avete regalato si ricorderà di voi grazie al fatto che dovrà mettere il telefono ogni giorno in carica. Beh, come quinto regalo da poter fare mi è venuto in mente, io non ne ho nessuno, sono sicuro però, della loro funzionalità e della loro perfezione e precisione, un prodotto della Apple. Cioè, quale prodotto della Apple? Visto che ormai sono usciti con l'iPhone 12, se avete visto c'è il suo caricatore wireless, c'è anche la sua taschina da attaccare dietro, io ve li consiglio, hanno un costo alto anche se sono veramente semplici, e può essere un bel regalo perché vi assicuro, io in primis che sto pensando di comprarmi il telefono, probabilmente non mi comprerei quelle cose che sono più che fondamentali, molto utili da utilizzare. Quindi anche se ha un costo molto alto, perché 20 euro un caricabatterie è una cosa esagerata, però può essere bello riceverlo da qualcuno, 20 euro un caricabatterie wireless della Apple stessa, riceverlo a Natale o per il suo compleanno, può essere un bel regalo, link qui sotto in descrizione. Ed eccoci qui arrivati al sesto regalo, un power bank. Sì, nel 2020 voi dite un power bank? Sì, perché come regalo di Natale, se viene regalato il giusto power bank, può essere un'idea molto utile. Un power bank ormai ce l'abbiamo chiunque a casa, di svariate dimensioni, forme, intensità, eccetera eccetera, però forse regalare un power bank come questo, per esempio a ricarica solare, o un power bank che abbia la ricarica wireless, può essere un qualcosa di differente. Vi lascio un paio di link qua sotto, uno con la ricarica wireless, uno che si ricarica grazie alla luce solare, e soprattutto ve li lascio in una modalità di ricarica con la nuova porta Type-C, quindi una ricarica più veloce. Ecco che anche forme di questo genere, grandezze, capacità di questo genere si possono ricaricare in maniera più veloce e diventano realmente utili. Anche questo può essere utile per qualsiasi persona, cioè intendo dire dal bambino che sta facendo scuola e vuole attaccare qui sopra un microfono quel che sia, a una persona adulta, sempre sviluppando questo discorso dello smart working. In questo momento vi assicuro che creare postazioni casa a casa è difficile, in questa maniera molte volte può essere quella presa in più di corrente che può essere utile. Come settimo regalo da fare ai vostri amici e ai vostri parenti, io vi consiglio questa. Ne avete già sentito parlare in passato, lei è una semplice carta che dà protezione alle altre carte, crea come una banda energetica intorno che non permette, grazie ai pagamenti contactless, praticamente di poter far sì che i pagamenti vengano fatti a caso. Lei permette che le schede vengano schermate. Un'idea ancora più interessante potrebbe essere un portafoglio al prezzo dai 20, 30 al massimo 40 euro per trovare quello top, con la protezione RFID. Se no, questa SIM, in questo momento, proprio questo modello, vi lascio il link in descrizione, si può trovare a 6,95€, e vi assicuro che voi dite che una basta? No, perché poi vi ritroverete a utilizzarla sicuramente anche per bloccare pure i vostri documenti, quindi può essere che le separate, le usate in due, o perché no, come ho fatto io, la seconda l'ho data alla mia fidanzata. E arriviamo all'ultimo regalo da fare. Eh sì, questo è un po' più costoso di tutti gli altri, costa 50 euro, l'avete visto, sempre di marca Xiaomi, e qui sotto vi lascio anche il link Xiaomi, però vi voglio lasciare anche questo. L'ho voluto provare da una casa che me l'ha dato per poterlo provare e mi sono trovato veramente bene, quindi non è obbligatorio che la marca colleghi per forza la qualità di un prodotto. Di sicuro quello Xiaomi è buono, e vi lascio il link qua sotto, questo altrettanto. Che cos'è? È una semplice pompa d'aria per poter andare a gonfiare per esempio le ruote della macchina, della moto, della bici, o per esempio un classico pallone. È un regalo che può essere fatto a qualsiasi persona, a quelli di qualsiasi età. Io senza di questo ormai non cammino più dentro la macchina, mi sono ritrovato a utilizzarlo sia per me che per altri. È molto piccolo, arriva così, con questa bella scatola. 1, 2, qui dentro c'è la pompa che si attacca sopra e funziona tranquillamente. Io vi ripeto, non ne sto facendo più a meno. Questo modello di suo, ora l'ho acceso e potrete vedere il piccolo schermino che è qui, ha pure una torcia sopra che può essere anche comoda da utilizzare e vi permetterà di fare anche il segnale SOS, luce lampeggiante, fino ha una luce ancora più forte. Si ricarica con una semplice porta USB, quindi materialmente lo potrete ricaricare anche dal vostro accendisigari. Viene fornito di questa pompetta che può essere utile logicamente per andarla a attaccare nella ruota, ma logicamente a questo si potrà attaccare anche lo spillo, che poi successivamente funzionerà anche per gonfiare i palloni. Potrete impostare l'atmosfera e potrete impostare anche quello che state andando a gonfiare, quindi un pallone, una macchina, una bicicletta, una moto, eccetera eccetera, e successivamente lo potrete fare partire in una maniera abbastanza tranquilla.
Dal rumore che sentite riuscite a capire anche la potenza che ha. Bene, mostrato anche l'ultimo prodotto, sono sicuro di avervi dato dei bei consigli, spero li sfrutterete. Vi ricordo di non utilizzarli obbligatoriamente per un regalo di Natale, anche se ora si avvicina quello. Però sono dei bei regali che molto probabilmente vi verranno utili sempre, quindi il consiglio che vi posso dare è prenderli tutti, metterli non nel vostro carrello ma negli oggetti che volete in un futuro andare a riguardare sui prodotti Amazon e ve li tenete là. Probabilmente se vi interessa in primis a voi, prima o poi può essere che salirà o si abbasserà di prezzo, quindi può essere sempre comodo tenerlo lì pronto. Beh, forse lo devo fare anche prima del Black Friday questo video, però quello che mi interessa a me è dare una mano per voi per i regali futuri. Detto questo, ho detto tutto, da Geekotto è tutto. Auguri di buon Natale? No, voglio che mi guardate anche nel prossimo video, quindi gli auguri di buon Natale ve li do la prossima volta. Ciao!